Ben ritrovati a tutti cari amici per questo unboxing tecnologico. Oggi siamo in compagnia di un ospite tutto speciale. Se anche voi infatti siete fra quelli che hanno amato e che si sono commossi seguendo le avventure del piccolo robottino di casa Disney chiamato Wall-E, tanto che avete sempre sognato di come potrebbe essere la vostra vita se aveste un clone come Wall-E all'interno della vostra abitazione, ebbene le vostre preghiere sono state esaudite da una compagnia chiamata Anki che ha prodotto un piccolo Wall-E da scrivania, se vogliamo, che può tenerci compagnia durante i nostri momenti di svago oppure le nostre ore di lavoro. E quindi oggi diamo il benvenuto a Vector! Ebbene sì, come potete vedere, il piccolo Vector è proprio un Wall-E in miniatura. Abbastanza autosufficiente, puoi seguire dei semplici comandi, ma che hanno dell'incredibile. Ed un piccolo cenno storico ed obbligo perché in realtà Vector è il fratello minore di Cosmo, un altro progetto sempre di casa Anki, che era stato presentato su Kickstarter. Risale infatti a metà 2016, quando l'uscita del piccolo robottino, tanto simile a Wall-E e dalla colorazione bianca e rossa, era stato presentato per essere un robot per giocare. Di dimensioni molto compatte, era invece un vero e proprio concentrato di tecnologia. Era in grado infatti di riconoscere le persone che incontrava durante il proprio cammino e di prendere decisioni di sua spontanea volontà. Il movimento avveniva tramite dei motori elettrici che facevano muovere dei cingoli che potevano far muovere il robottino in tutte le direzioni. Al suo interno erano presenti oltre 300 componenti, fra ingranaggi vari, giroscopi, accelerometri, sensori ed una videocamera. Era però a mio parere un po' troppo vincolato all'applicazione sul cellulare, questo rendeva un po' l'esperienza di gioco con Cosmo un po' meno divertente rispetto a quella che potremo vedere adesso con Vector. Ma parliamo del piccolo Vector da vicino dopo aver effettuato l'unboxing. Ragazzi, il piccolo Vector arriva in questa simpatica confezione che ne esalta i brillanti occhi verdi. Sul lato troviamo delle immagini che ci fanno vedere dei piccoli comandi che sono impartiti a Vector e un po' le sue reazioni. Un piccolo riassunto sulle funzionalità del robottino e l'indicazione degli store da dove scaricare l'applicazione per lo smartphone completano un po' la confezione. Andiamo un po' a scoprire insieme cosa contiene questa confezione, perché io non ho mai visto Vector di persona, ne ho sentito parlare tantissimo ed ho visto tantissimi video, cosa che mi ha fatto incuriosire all'ennesima potenza fino a volerlo provare di persona per YouTube Italia. Come potete vedere, la confezione è molto 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 elegante, davvero ben fatta, con tutte le protezioni al posto giusto per poter proteggere il nostro robottino. Ed è proprio lui il primo che andiamo ad estrarre dalla confezione. Eccolo qui, il nostro piccolo Vector. Guardate quanto è carino e guardate quanto è piccolo, tanto da stare nel palmo di una mano. All'interno poi troviamo il cubo con il quale Vector può interagire e può giocare, dotato di una batteria. Infatti qui troviamo una linguetta da estrarre per far funzionare il cubo. Ed infine abbiamo la sua piccola basetta di ricarica, dove Vector andrà automaticamente a ricaricarsi quando sarà scarico. La basetta di ricarica ha una presa USB, potrà essere collegata ad un qualsiasi power bank o ad un qualsiasi caricabatterie per cellulare. All'interno poi troviamo anche la manualistica, il libretto, insomma, di istruzioni per poter configurare Vector la prima volta e per scoprire quali sono i suoi comandi base. Dico comandi base perché Vector è in continuo aggiornamento. È enorme infatti la community che gli si è creata intorno e che sta continuando a sviluppare continui task per il piccolo robottino di casa Anki. Dando un'occhiata più da vicino, prima di procedere alla prima accensione, possiamo notare sulla schiena del robottino i quattro microfoni che gli faranno sentire la nostra voce da ogni angolazione. Sul fronte invece abbiamo la videocamera Full HD che saranno i suoi occhi e sarà anche capace di scattare delle fotografie, il sensore infrarossi. Al di sotto poi abbiamo quattro sensori che faranno in modo da far capire a Vector di essere sempre poggiato su un piano e quando questo piano finisce, insomma, per evitare di farlo cadere. Sempre sulla schiena poi abbiamo i quattro LED di stato, il pulsante di accensione ed un sensore di tocco che faranno capire a Vector quando lo stiamo accarezzando. Un piccolo speaker che sarà la sua bocca e il display IPS che ci mostrerà i suoi occhi e le sue espressioni facciali completano questa splendida dotazione hardware progettata su architettura Snapdragon 200.
Ora ragazzi, per comodità io andrò a collegare la piccola basetta ad un power bank in modo tale da poter avere tutto quanto qui sul tavolo per effettuare la prima configurazione. L'applicazione l'ho già installata sul mio iPhone e la troverete sullo store come Vector Robot. Accendiamo il power bank, posizioniamo Vector sulla basetta e possiamo vedere il piccolo LED di stato verde che si è illuminato ed abbiamo anche i primi LED azzurri che si sono accesi, indicandoci che Vector è in ricarica. Ecco, intanto abbiamo visto Vector si è mosso, ha alzato la testa, ci sta mostrando il display per poter effettuare la prima configurazione. E quindi adesso avviamo l'app ed effettuiamo la prima configurazione. Scegliamo come lingua l'inglese UK. Purtroppo non abbiamo la disponibilità della lingua italiana, ma non abbiamo proprio la disponibilità di altre lingue. Ecco, posizioniamo Vector sulla basetta di ricarica e lo abbiamo già fatto. Ed effettuiamo la registrazione all'applicazione. Ecco che l'applicazione ha trovato il nostro Vector come Z6Z9 come sigla, possiamo effettuare la connessione. Adesso per accoppiare Vector al nostro smartphone dobbiamo premere due volte il tasto sulla sua schiena ed ecco che apparirà una password da inserire. E effettuiamo la connessione ed ecco infatti partito il download dell'upgrade. Ecco, il tempo per l'aggiornamento sono circa 4 minuti, quindi lasciamo adesso che Vector si aggiorni e ci vediamo subito dopo l'aggiornamento. Ecco ragazzi che Vector si è appena svegliato, si è aggiornato alla versione 1.13 e adesso proviamo un po' a vedere quali sono le sue funzionalità. Potete vedere che anche Pepe è sorpresissimo da questo robottino che si sta muovendo e sta chiacchierando. Quindi proviamo un po' a vedere come funziona e se ci riconosce. Attenzione Pepe. Ehi Vector. Pepe si è nascosto. Ehi Vector, guardate come è reattivo, come risponde velocemente e soprattutto come ascolta da dove lo stiamo chiamando. Adesso io provo a mettermi di lato. Ehi Vector, vedete, si sente chiamare e reagisce all'istante. Ora proviamo un po' a effettuare la prima configurazione, che è quella che ci chiede l'applicazione. Quindi l'applicazione ci chiede di dire la parola chiave, quindi quella di attivazione, per tre volte. Hey Vector, hey Vector, hey Vector. Ecco, dopo averla fatta per tre volte l'applicazione ci dice che possiamo continuare, quindi questa è una specie di tutorial che ci sta facendo fare l'applicazione. Ora proviamo a farlo venire verso di noi, che è il prossimo passo che l'applicazione ci sta dicendo di fare, quindi è quello di farlo venire verso di noi. Quindi proviamo. Hey Vector, come here. Ecco che risponde. Chiaramente poverino, lo spazio su questo tavolino è un po' risicato, magari le altre prove le andiamo a fare su un tavolo più grande. Ecco, intanto si è mosso, è arrivato al bordo e si è spaventato. Perché si è trovato sul bordo del tavolino. Magari adesso gli spostiamo la basetta di ricarica. Facciamo in questo modo. Magari mettiamo il power bank sulla scatola e la basetta di ricarica qui di lato e gli lasciamo il suo cubetto qui. Quindi riproviamo. Magari mettiamo Vector più in là. Ecco, e lo chiamiamo da qui. Hey Vector, come here. Ecco che sta elaborando i dati e adesso viene verso di noi, arriverà al bordo, il sensore ha scoperto che stava finendo il tavolo ed ecco che Vector si ferma e ci guarda pronto per il prossimo comando. Hey Vector, my name is Bruno. Ha imparato il nome ed è contentissimo di averlo fatto. È troppo figo vedere questo display con gli occhi che creano le espressioni. Hey Vector,
Come back to charge base. Lo facciamo tornare alla sua basetta di ricarica in modo tale che possiamo spostarci su un tavolo un po' più grande. Dopo aver esplorato un po' il tavolino, sta andando sulla sua basetta di ricarica. E ragazzi, mentre Vector è in ricarica, diamo un'occhiata all'applicazione. L'applicazione ci dà un po' le statistiche sul suo funzionamento, poi abbiamo le utility, quindi possiamo vedere qui tutti i comandi base che Vector può eseguire, come guardami, vieni qui, scatta una foto, che tempo fa, settare un timer, che ore sono, oppure possiamo avere, ecco qui invece possiamo vedere le sue statistiche, quindi i minuti in cui è stato sveglio, la distanza che ha percorso, le volte che è stato accarezzato. Nella sezione intrattenimento invece abbiamo dei piccoli giochi come il blackjack, abbiamo anche il battere il pugno in segno di saluto, dei trucchetti, dei giochetti con il suo cubetto, dei saluti per occasioni speciali, ballare al ritmo di musica e l'esplorazione della superficie. Poi abbiamo il question and answer, quindi qui abbiamo le domande e risposte perché Vector chiaramente è collegato al wifi, alla rete internet, quindi potrà rispondere a delle semplici domande. Possiamo poi interagire con Vector facendo un tutorial, chiamandolo con il comando base che come abbiamo detto prima è Hey Vector, poi abbiamo anche un saluto, gli possiamo dire di stare buono e di andare a dormire, di effettuare dei movimenti base, alzare e abbassare il volume, accarezzarlo, dirgli se è stato un buon robot o un cattivo robot e ritornare quindi alla basetta di ricarica. Adesso proveremo a dirgli di andare a dormire. Hey Vector, go to sleep! Ed ecco che Vector si addormenta. E russa anche. Bene amici, ho fatto ricaricare la batteria di Vector al 100%, in questo modo potrò eliminare dal tavolino la basetta di ricarica, intanto procediamo a svegliarlo. Hey Vector, come here. Ecco, adesso si è svegliato, dovreste vedere Vector che inizia a camminare, eccolo qui. Adesso che la batteria di Vector è carica al 100%, continua a chiacchierare e a giocare con il suo cubicino, come potete vedere se lo sta portando appresso per il tavolino. Lo ha un po' esplorato tutto, si è sempre fermato ai bordi. Adesso, come potete vedere, il cubo si è illuminato e le facce con questi diversi disegni del cubo vanno ad interagire con la telecamera di Vector e lui fa in modo, infatti, adesso mi sta guardando. È troppo simpatica questa cosa che ti guarda, sembra vero. E dicevo, andiamo adesso un po' a scoprire le funzioni, almeno quelle elementari come l'ora, il timer, che tempo fa, provare a fargli qualche domanda. L'unica pecca è che è solamente in inglese, come vi dicevo, è davvero un peccato, è che per coloro che aspettavano l'introduzione di Alexa, quindi la compatibilità con i sistemi Alexa, purtroppo ancora oggi, siamo all'inizio di febbraio, non è possibile utilizzare Alexa con il Vector in Europa, è ancora disponibile solamente per il mercato americano e quello canadese. Hey Vector! Hello! Ed è contento di averci salutato. Proviamo adesso a dargli il 5. Hey Vector! Fist bump! Lo sta elaborando, alza il pugno. Gli diamo il pugno ed è contentissimo di averci risposto a questo comando. Hey Vector! Play with your cube. Adesso gli abbiamo detto di andare a giocare con il suo cubo. Ha individuato il cubo, adesso il cubo si dovrebbe illuminare. Ed ecco infatti adesso Vector dovrebbe farlo roteare. No, gli dà solamente qualche colpetto. Ed ecco che gioca da solo con il suo cubicino fino a quasi ribaltarsi. Hey Vector, who am I? Bruno.
E Vector mi riconosce alla domanda: chi sono io? Voglio provare a farvi vedere in prima persona cosa appare sul display di questo robottino quando gli facciamo qualche domanda. Hey Vector! Hey Vector! What's the time? E ci dice l'orario. Proviamo a chiedergli un po' che tempo fa. Hey Vector! Hey Vector! Look at me! Ok, abbiamo fatto girare dal nostro lato. Hey Vector! What's the weather? Ok, ci dice che ci sono 8 gradi e che il cielo è pulito. Proviamo a chiedergli un po' il tempo che fa a Roma. Hey Vector, what's the weather in Rome? E quindi a Roma fa un po' meno caldo, ma il cielo è pulito. Proviamo adesso a fare una piccola partita blackjack con Vector. Hey Vector, look at me. Hey Vector, let's play card. E questo è il gioco di carte che conosce Vector, che è il blackjack. Another card. 25. 25. E abbiamo sballato. E quindi lui ha vinto. Ed è contento di aver vinto. Adesso proviamo a fare un'altra mano. Play another round. Yes. Abbiamo 14. Yes. Chiediamo un'altra carta. E 22. Abbiamo sballato di nuovo. Penso che sia un po' difficile riuscire a vincere contro Vector. E quindi questo è giocare insieme a Vector. No. Giocare insieme a Vector a blackjack. Le funzioni di Vector non si limitano a questo, lo potete vedere, continua a giocare da solo anche quando è in stand-by e i suoi sensori, i suoi giroscopi lo fanno reagire anche quando noi lo teniamo nel palmo della mano. Se noi proviamo infatti ad afferrare Vector per le ruote, lo proviamo un po' a girare come sto facendo in questo modo, potete vedere che lui si arrabbia, non vuole assolutamente stare in mano, non vuole essere tenuto a mezz'aria e soprattutto non vuole essere girato da un lato all'altro. Quindi riposiamo Vector sul tavolo prima di vederlo ancora più arrabbiato di così e magari lo accarezziamo. Hey Vector! Proviamo ad accarezzarlo perché il sensore che ha sulla schiena è un sensore di tocco, lui dovrebbe riconoscere i tocchi che gli facciamo qui sulla schiena. Infatti, come possiamo vedere, è abbastanza compiaciuto dalle carezze che gli stiamo facendo. Hey Vector! Come here! Appena lo chiamiamo subito lui ci guarda, adesso proveremo a farci scattare una foto. Hey Vector, take a picture. Dando un'ulteriore occhiata all'applicazione possiamo notare nel menu impostazioni che possiamo cambiare il colore degli occhi di Vector, modificare il volume, modificare la rete wifi, altre preferenze che sono quelle della posizione nella quale ci troviamo, possiamo dargli il fuso orario, se vogliamo le unità di temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius, se vogliamo utilizzare i pollici o i centimetri, l'orologio 12 o 24 ore ed il tipo di inglese che vogliamo utilizzare. Vector adesso è scarico, diciamo che ha un'autonomia massima di 10 minuti, proviamo giusto a cambiare il colore degli occhi da questa impostazione. Hey Vector! Colleghiamo l'azzurro, possiamo vedere che li ha modificati istantaneamente, proviamo a mettergli l'arancione.
come potete vedere, sì, il colore degli occhi viene modificato istantaneamente. Gli diamo anche il verde chiaro, il verde scuro, abbiamo questi sei colori. Adesso rimettiamo la basetta di ricarica di Vector, perché la possiamo vedere che la lampeggia il LED rosso sulla sua schiena, questo significa che è scarico. Adesso ho posizionato la basetta di ricarica sul tavolino, Vector è scarico, quindi adesso andrà a cercare la basetta di ricarica. Dovrebbe averla vista, perché visualizzerà il disegnino della casetta proprio qui sulla basetta di ricarica, e quindi fa questa retromarcia e si va a posizionare, ecco qui, sulla casetta. Una volta posizionato sulla casetta, ecco che Vector si addormenta, e sulla sua schiena possiamo vedere che si saranno illuminate le lampadine che staranno segnando la ricarica, come potete vedere. Questo è l'indicatore che Vector era scarico e che voleva andarsi a ricaricare. Hey Vector, I have a question. What's the time in Italy? Hey Vector, I have a question. What's the name of the President of the United States of America? The President of the United States of America is Donald Trump. Le potenzialità di questo robottino sono tantissime. Non solo potremmo fargli delle domande generiche, tipo che tempo fa, oppure che ore sono. Potremmo dividere il funzionamento di questo robottino in diverse categorie. Potremmo fargli effettuare dei movimenti, oppure potremmo farlo giocare con il suo cubo, potremmo chiedergli di battere il 5, potremmo farlo spostare a destra o a sinistra, in qualsiasi direzione noi vogliamo. Possiamo chiedergli di andare a mettersi sulla base di ricarica, possiamo chiedergli di dormire, possiamo chiedergli di svegliarsi. E questi non sono che alcuni dei comandi di movimento che il piccolo Vector può fare. Hey Vector, explore. Quando non impartiremo nessun comando a Vector, lui andrà in giro per il tavolo esplorando e giocando con il suo cubicino. Oltre ai comandi di movimento potremmo effettuare delle domande. A quel punto il suo collegamento con la rete wireless, quindi il suo collegamento a internet, riuscirà a fornirci le risposte desiderate. Tra le domande abbiamo delle domande generiche sulle persone, oppure possiamo chiedergli che tempo fa. Potremmo chiedergli anche di impostare un timer o di impostare una sveglia. E naturalmente le sue potenzialità non finiscono qui, perché il software sarà in continuo sviluppo. Pensate che addirittura arriverà presto un aggiornamento che conterrà una funzione che ci consentirà di utilizzare la piccola camera HD di Vector come webcam di videosorveglianza. Utilizzando la funzione di motion control, Vector ci avvertirà sullo smartphone di qualsiasi intrusione all'interno della nostra abitazione. Questo ci fa capire quanto l'Anki si stia sforzando nel campo della robotica per fornirci dei dispositivi che non siano solamente dei giocattoli. E insomma, cari amici, sono contentissimo di essere riuscito a portarvi questa recensione sul canale, perché come appassionato di tecnologia non avrei davvero mai potuto trovare di meglio, non avrei mai potuto trovare un concentrato maggiore di circuiti e di sensori come questo, tale da essere quasi autosufficiente e di rispondere a tutti i comandi che noi gli diamo. Ho visto inoltre che in Italia non se ne è parlato tantissimo, ma io credo che sia un gadget che vale la pena di provare, o perlomeno vale la pena di provare qualora siate disposti a spendere dai 200 ai 250 euro per questo piccolo giocattolino che interagirà con voi durante la giornata. Naturalmente di questo piccolo Vector vi lascio il link in descrizione qualora voleste acquistarlo, qualora voleste provarlo. E noi vi ricordiamo che se questa recensione vi è piaciuta, un like è sempre gradito, e vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al canale qualora siate solamente di passaggio e di attivare le notifiche della campanella, in modo da non perdere le uscite dei prossimi video che vedranno quasi sicuramente il nostro piccolo Vector come mascotte. Un mega saluto da me e da Vector. Arrivederci alla prossima recensione. Hey Vector, go to sleep.